un mese intero prima che io possa mettere i pesci dentro l'acquario, ma io voglio vederli subito. Va bene, magari non proprio subito, però con questo video voglio farti vedere come accelerare il processo di maturazione del filtro. Ciao, io sono Massimiliano, loro sono i piccoli ragazzacci di Buna Town, nati in cattività dai produttori che sono dall'altra stanza. Immerso in questo giallo volevo dirti che se tu sei un amante dei pesci sei nel posto giusto. Quindi se non ti vuoi perdere nessun suggerimento, nessun video, iscriviti al canale e pigia forte forte sulla campanella. Andiamo al dunque, in questo video ti voglio far vedere appunto come accelerare il processo di maturazione della flora batterica all'interno dell'acquario, nei cannolicchi. Questo non significa che appena allestisci in acquario puoi subito inserire i pesci. Dovrai sempre fare dei test, ti consiglio quelli della sera a reagente, non quelli a fascetta, li trovi in descrizione, io utilizzo questi. Una volta osservato il picco dei nitriti, aspetti un paio di giorni, se sono ancora zero puoi inserire i pesci, e con questo processo che ti sto per far vedere sicuramente avverrà molto prima. Per le tre vasche grandi utilizzo un filtro sera, per gli altri due piccolini c'è un filtro ad aria e un filtro interno. A mio avviso è il migliore per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo, quindi ora ti faccio vedere come funziona il sera, come si monta, e poi ti farò vedere qual è la tecnica e il metodo che utilizzo per poter accelerare la formazione dei batteri nei cannolini. Prima di passare ad una breve carrellata dei componenti del filtro, volevo spendere due parole veloci sulla lampada contenuta all'interno del filtro. Questa lampada UV, oltre a ridurre l'intorbidimento dell'acqua, i germi, le alghe, dà una protezione alla flora batterica che si forma all'interno dei cannolicchi, quindi del filtro. Prima alzare i due ganci laterali grandi, io c'è scritto sera, ed poi quelli piccolini per evitare appunto che si possano rovinare le guarnizioni. Quindi puoi usare o un secchio in questo modo, oppure altrimenti su una superficie morbida è la stessa cosa. Lui intanto si muove. Abbiamo vari scomparti. Questa qua, vedi, è una maniglia molto comoda a scomparsa con la quale tu puoi tirare su. Nel primo contenitore c'è prefiltraggio per i materiali più piccolini, insomma più fini. Poi nel secondo scomparto ci sarà invece le spugne più grandi per il materiale più grossolano, eccolo qua, e poi nel terzo scomparto andremo a mettere i nostri cannolicchi. Per quanto riguarda la componentistica, abbiamo questo qua, è la valvola multiuso. Poi ci sono due tubi da di un metro e mezzo l'uno, e ci sono i vari componenti da andare ad attaccare, come questo qui è la griglia per l'acqua che viene risucchiata nel filtro, e poi insomma questo qui è un tubo a curva, questo qui è il spray bar, se lo vuoi utilizzare serve per distribuire in modo uniforme l'acqua in tutta la vasca, i vari raccordi ed ventose. Ok, ci siamo. Adesso è il momento fatidico. Rimani incollato a YouTube perché stai per vedere un metodo formidabile che tu puoi utilizzare se già hai un altro acquario attivo. Se non ce lo dovessi avere, comunque prendi l'informazione e tieni da parte, perché se sei entrato da poco nel mondo dell'acquariofilia, prima o poi avrai un altro acquario. Ti ricordo che nel video precedente ti ho fatto vedere un altro trucco che puoi unire a questo per accelerare il processo, e quindi non mi resta che lasciarti alle immagini finali. Lasciami soltanto ricordare che in descrizione c'è un link per iscriverti alle vignette di sicurezza e ricevere un sacco di regali, la checklist contro le alghe, la possibilità di una consulenza gratuita, e soprattutto ci darà la possibilità di rimanere in contatto, un contatto diretto. Questi sono i cannolicchi ricchi di flora batterica in questo filtro avviato da circa un paio d'anni. La stessa acqua che è presente in questo filtro l'ho passata in questo nuovo, dove andrò a inserire i nuovi cannolicchi mischiati con quelli vecchi, e a loro volta integrerò nel vecchio filtro i cannolicchi nuovi. Cannolicchi mischiati, questi qua sono i vecchi con i nuovi e viceversa da quest'altra parte. Ho approfittato per pulire
alle spugne del vecchio filtro, vanno pulite soltanto le spugne e non i cannolicchi, che devono, sennò altrimenti si uccide la flora batterica. È arrivato il momento di inserire i tubi nella valvola multiuso. Ovviamente, essendoci scritto in e out, bene metterli nei punti corrispondenti, poi si avvitano, si fermano bene, e si mette la valvola, ecco, con l'aletta in alto, perché sennò altrimenti non combacia bene, facendo una bella pressione. Ecco qui, si abbassa l'aletta, questo qua si blocca e non si muove più. Questa aletta serve anche da rubinetto nel caso tu volessi diminuire o aumentare la pressione dell'acqua. Ovviamente ti consiglio di metterla sempre al massimo, a meno che non hai esigenze particolari. Questa pompetta ti servirà poi all'inizio, una pompetta meccanica, per introdurre l'acqua nei tubi e far partire l'acquario una volta che abbiamo messo la corrente. Ok, il video è finito, ti aspetto per la prossima settimana, dove ci sarà un video fantastico per quanto riguarda la somministrazione delle verdure fresche, come prepararle, quando tagliano e i benefici che apportano ai nostri amici ragazzacci. Grazie ancora e buona passione!